Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Visei Vlog Channel. E siamo proprio dove avevamo lasciato. E difatti siamo proprio lì, in tutti i sensi. Come stavo dicendo, io quasi st'albero qua lo levo, perché è un po', cioè mi dispiace, perché mi pare tipo una conifera. E conifere sempre verdi, mi sa fatica a farla fuori. Però altrimenti potremmo metterlo qui, un albero, qui ci starebbe bene. O qua nell'angolo, forse anche meglio. Facciamolo un po' qua nell'angolo, si può fare? No! No! Ma che dici? Quindi, comincio a capire, ragazzi. Possiamo piantare solo... E allora lo mettiamo qui. Allora, levo questa minnezza di ciottolino qua, via. E ora qua, cioè, si può piantare, vero? Ma non mi dire di no, perché... Se no mi... No! No! Ma che dici? Aspetta. Ok, qua sì. No, solo sto schiacchetto. Che sei. Che sei. Allora lo metteremo qui. Qui lo possiamo mettere qui. Vediamo un po'. O rompe le palle per quando dobbiamo passare la dopo. Che è un albero, capito ragazzi? Che stava pensata bene dove metterlo. Qua forse. E sì, dai, qua non rompe le palle a nessuno. Dai. Qua non mi dispiace. Via. No, no. Oh, ma lo voglio mettere in tutti i posti dove che non si può mettere. Proprio c'ho veramente, manco se era con la zeppetta. Però va bene. Ecco, via. Qua lo provo quasi però, o no? Ecco, quasi. Però qua lo mettiamo. Qui o lì? No, mettiamolo qua, dai. Vediamo. Se non lo taglio, non è che ci metto tanto. Ok. Lo abbiamo adacquato. Qua tra l'altro dobbiamo adacquare tutte queste piantine qui, perché sennò la possiamo... Se c'è se muore dopo è la fine. E ragazzi, come abbiamo letto nell'ultimo episodio, se non riusciamo a far venire su queste piante durante la loro stagione di crescita, diciamo, dopo non avremo più occasione di poterlo fare, perché ahimè moriranno appena la stagione cambia, pertanto sta proprio coi giorni contati. Ok, queste è preparate, bene, riprendiamo l'acqua, questo è fondamentale, e direi che possiamo recarci a andare a vedere che dice Mister Pesca. Sì, va a vedere che roba nuova c'ha, ma stavo a pensare che comunque dobbiamo spendere sempre quelle 2000 monete. No, a quanto pare il destino ha qualcos'altro in serbo per noi. Oi, ciao! Ciao sindaco, dimmi. Ci devi pensare. Che pugno negli occhi, guarda, che schifo. Un pochino, dai. Un po' fatiscente. Questo è il centro della comunità di Pelican Town, o quello che ne è rimasto comunque. Una volta era l'orgoglio e la gioia della città, sempre fremente di attività. Adesso, guardalo, è una vergogna. Oggigiorno i ragazzi giovani preferirebbero sedere in fronte alla TV piuttosto che, insomma, comunicare con la società. Comunque sta insieme, quello intendevo. Però ascoltami, sembro un vecchio matto. La Gioia Corporation ma proprio sfinito per cercare che gli vendessi tutto questo terreno così che potessero tramutarlo in un magazzino. Pelican Town potrebbe di certo far buon uso di quei soldi, però c'è qualcosa che mi ferma dal venderglielo. Immagino che quelli della vecchia scuola come me rimangano, insomma, affezionati alle reliquie del passato. Vabbè. Se qualcun altro compra una membership Gioia Co, penso che vado avanti e glielo vendo direttamente. No,
Sarebbe una monnezza. Dai, andiamo dentro. Andiamo dentro, fammi vedere come sta messo. Se siete fuori è messo così, posso solo immaginare dentro com'è. E beh, c'è da fare. C'è da fare, però gli indiani comunque ci hanno fatto casa. Vedi, qua c'è sta qua un Sioux, oppure un... Cos'è questo? Ah, non lo sai manco te. Immagino che Vincent e Chas saranno stati a giocare qua. Nonna, c'hanno un futuro da ingegnere edile, se fosse. Questo posto è anche più dilapidato di quanto ricordassi. Madonna, ma qui esce di rinato. Che c'è? Cosa? Era comparso un... tipo un sorcetto che era lì, una cosa mezza mefitica, però salutava, dai. Che problema c'hai? Stai male? No, s'ha visto io, sa, c'ho un orbo che c'era lì all'angolo! Hai visto qualcosa? Non sarei sorpreso se questo posto fosse pieno di ratti. A ride. Sono esso, una c'è una mela cotogna con l'arco, con le braccia e tutto. Mo che mi dice di là lo medico? Mi preoccupi, Andrea, ma mi preoccupo pure io, te lo posso assicurare. Guarda, penso che me ne andrò a casa, ho bisogno di mangiare. Ma come, non ti sei imbottato con la birra che ti so già portato? Ah, era ieri, scusa. Non si campa di solo birra. Ehi, terrò questo posto aperto da adesso in poi. Magari potresti aiutare a catturare qualche sorcio e c'hai qualche tempo extra, un po' di tempo extra. Invece noi ragazzi rimetteremo tutto a posto, anzi meglio che a posto, meglio di prima. Strano. Dovrò tornare indietro e esplorare questo edificio meglio. Ok, ulteriormente, la parola giusta. Qualcosa ha sgrizzato là dietro. Era a bordo screen, era qua e non l'ho potuto vedere, ma voi l'avete visto tutti che qualcosa ha fatto meme meme e è andato a fin là, vero? Bene. Ma no, perché non cominciamo? Vabbè che c'ho il Covid, ma mo le allucinazioni no, Cristina Lavena. Altro che rimbocchiarsi le maniche, qua c'è da vedere proprio. Tra l'altro hai visto, c'era tipo le cose per fare i rituali là dentro. Che volevamo fare noi prima? Ah sì, andare giù al pescatore. Se già nel frattempo le sono fatte le 11:40 del mattino, perché il sindaco quelle 6-7 ore ci ha dovuto parlare là dentro. E niente, andiamo giù a vedere. Poi sarà il caso di cominciare a farmare un pochino. Magari lo faccio. Tanto adesso che avete visto com'è lo sgrosso. Oh, questa? Oh! Gli alberi sono belli oggi, non credi? Quindi perché sei diventato un fattore? Voglio fare un sacco di soldi. È più vero che vivere nella città? Perseguire le orme di mio nonno? Buttato la tua carriera alle ortiche come fece tuo nonno? Oppure volevo scappare dalla mia vecchia vita, che è la risposta quella vera, insomma. Qua che è questo? Questa è esattamente, è praticamente la stessa ragione per cui sono venuta qui anch'io. Hai visto? Abbiamo più in comune di quanto pensassi. Eccolo, subito sindaco, una trovata. No, dai, mo non esageremo. Questa chi è? Ai, ciao. E questa dice solo ciao, la persona più introversa, anche più di me. Ma infatti è anche scappata, per sicurezza, l'hai vista? Madonna, che disagio sociale, madonna. È proprio come nella realtà, comunque. È proprio così, ogni qualvolta sarebbe tipico mio, ogni qualvolta ho l'opportunità di fare qualche nuova conoscenza, mi viene subito l'ansia, per carità di Dio. Per carità, figli, fammi tornare in casa, vedi, ora che è tutto bello, scuro, stiamo qua davanti al PC a giocare tranquilli. No, vabbè, questa è un'esagerazione, però nemmeno troppo. Vabbè, andiamo a vedere Willy che c'ha. Non è che te ci farrai anche lo sconto, per caso. Ma vatte via. 5. Allora, ok. Training Rod, no, questo è peggio di quello di prima, questo è quello che abbiamo. Ah.
1800 dindi. Ah, e c'è lo slot per mettere le esche, perché infatti non le possiamo mettere per ora, quindi anche le comprassi, cioè che me li mangio i bigattini, perché altrimenti non potremmo farci assolutamente niente. Niente, allora niente, via. Anche qua, via. Senti, fammi pescare un po', dai, ah. Da pesco un po', qua lo velocizzo, ragazzi, ve lo faccio di tutto un po' ingamato, perché bisogna fare i soldi, bisogna fare qua roba dei big money, perché se no è un casino. Me so bedo mezza fondana d'acqua, credo. Oppure ho dato l'acqua al palo, come se la ruggine avesse già fatto il resto. La birra no, a fine serata, bella birra Cristina d'Avena. Tra l'altro la vorrei anche adesso, chissà se ce l'ho. Andiamo, cominciamo con la sega. Se succede qualcosa ve lo faccio vedere. Nuovo achievement, pescatore. Grazie. Poi siamo i più fortissimi. Ecco, te senti. Qua. Qua. Ah, mo. Ci ha sbloccato qualcosa. Qua frizza. Nuovo problema dei ratti. Ok. Investiga il centro della comunità. Ok. Ma non ha pagato una sega. Non fa niente. La mia soddisfazione mi basterà. Oh! Pesca, 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 torte, pesca, torte. Guarda cosa ho preso qua. Oh, ciao figlio! Sembra un dembo decente per pescare, eh? Eh sì, to, peschiamo insieme, to. Aspetta, per posizionarmi, c'ho una giornata. Ma proprio ecco, dai, vieni a pescare! Ma pesco più in su. Ecco, e poi vicino al pescatore porta bene. Fammi fare un perfect vicino al pescatore che devo un auspicio. Yes! Dicevo, nuovo hardware fantastico, ma anche nuove bestemmie perché con le offerte Amazon ho preso una nuova webcam, perché questa è ancora la vecchia Logitech C920 HD Pro, quella con le lenti coperte Zeiss, col marchio Logitech Denaota che manco se trova più. Questa è fantastica. Però mi andava di prendere qualcosa che perlomeno mi permettesse un 1080p 60 frames al secondo, che magari mi permettesse. Non l'avevo visto, ora stiamo per andare lì subito. E mi permettesse un, che ne so, di salvare magari in memoria i setting, perché questa ogni volta che spengo per riregistrare mi tocca ricalibrare tutto di nuovo, è una rottura di palle. E no, ne ho ordinata una, senza fare più e dando spoiler su quello che è, tanto la vedrete. Diofono! Solo che un tipo 10 minuti dopo ho scoperto, guardando i video su YouTube, che ce n'era di molto meglio di quella lì. Ho appena fatto caso a una cosa. Vi ricordate che la gioia cola la possiamo bere? Sì. Trash. Monnezza. È monnezza. Oh, nice. Ok, andiamo qua, tendiamo, ragazzi. Cioè, no, ne ho acquistata una e subito dopo. Un attimo di serietà. Non posso sbagliare qua. Ah, ma non è niente de... Ok. Ed è finito. Vabbè. Ne ho acquistata una e subito dopo ho scoperto che avrei potuto prendere per poco di più di quello che ho pagato qualcosa di molto meglio. Di molto più... Oddio, molto meglio, di diverso. E praticamente ho finito a comprare tutte e due perché Amazon non mi ha fatto annulla al primo ordine. Che palle. E vabbè. Vorrei dire che o le tengo entrambe o ne tengo una e quell'altra l'armando via, vediamo. Vediamo un po' com'è la questione. E vabbè. Si è anche fatta notte. Riprendiamo un'altra cosa, poi ce ne andiamo, ok? Ora sto a grindare qua solo, ma l'energia è poca. Qui conviene andare a nanna e chiudiamo l'episodio su questa giornata così facoltosa, così una giornata pesciosa. No, a me gusteria troppo. Fammi provare. Proviamoci.
Dai, che con questo forse... Yes, tutti e due! Vai! Paga, paga. Paga, che c'hai? Apri, apri il forziere. Vai. Oh, 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 oh. Un tridente rotto. Viene dal mare, ma è ancora affilato. Un'arma. Arma molto buona. Qua mettere insieme. No, no, non me lo di. No, non me lo dire. No, raga, siamo finiti. Perché dici questo? Perché... Porca puttana, mi tocca buttare questa perché è il pesce più insulso. E tocca buttare questo perché è un altro pesce. Questi ne so due, porca Eva, latra. Perché non... Se non li prendevo adesso non me li faceva prendere più. Erano buttati, porca Eva. Via, 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 a casa, a casa. Andiamo a casa, tanto per oggi non si fa più in tempo a vendere niente. Andiamo a casa a dormire. O potremmo andare al saloon, come dico tutte le sere, poi alla fine non ci sarà mai. Anche quello è molto simile alla vita reale. Vediamo un po'. Ah, piove pure. Piove pure. Quindi io mi metto avanti lo focherello. Aspetta, facciamo la schiena, perché sennò mi cuocio solo da un lato, non va bene. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!